Sono trascorsi 20 anni da quando la provincia autonoma di Trento insieme ai TC hanno finanziato e realizzato la clean room, presso la quale in questi anni un gruppo di ricercatori ha lavorato prima per imparare il lavoro e poi per sviluppare quelle tecnologie che oggi sono diventate ben riconosciute anche a livello europeo. Siamo qui perché inauguriamo un nuovo laboratorio che ci permetterà di razionalizzare le attività, poiché noi oggi siamo riconosciuti per le attività che facciamo sui rivelatori di radiazione del silicio e per i MEMS per le applicazioni spaziali. Quest'ultimi richiedono l'utilizzo di oro, e l'oro è un metallo che è un metallo incompatibile con i rivelatori di radiazione, perché contamina, sporca di fatto il materiale, il silicio, e lo rende inutilizzabile per la parte di rivelazione di radiazione. Grazie ancora all'intervento in questo caso della provincia, della fondazione, ma anche del nuovo partner dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il quale abbiamo una collaborazione ormai da 6 anni forte, che ha visto investimenti da parte di NFN all'interno della struttura con macchine e persone. Oggi possiamo inaugurare questo nuovo laboratorio dove dedicheremo gli spazi esattamente per tutte quelle attività chiamate MEMS, quindi che usano materiali non compatibili con il silicio per i sensori di radiazione, e ci permetteranno così di avere un'ottimizzazione delle attività, permettendoci di mantenere questo ruolo di leadership europeo che abbiamo in entrambi i settori.